Cristian Cannella. Cristian, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi e grazie di tutto. Stiamo alla prima prova, al primo banco di prova per il Sant'Antonio Abate in Coppa Italia. Come lo giudica? Beh, guardi, io permettimi di fare un attimino un passaggio. Io, come ultima domenica di agosto, ci tengo a ringraziare questo pubblico, i miei tifosi, che nonostante tutto, nonostante una domenica di mare, sono qui pronti sempre a sostenere la maglia e sono stati qui calorosi, fantastici, sicuramente ci hanno dato quella forza in più, che sarà perpetua per tutto l'anno e quindi ci tengo prima di dire tutto di ringraziare loro. Ritornando alla partita, non posso che dirti pienamente soddisfatto per i miei ragazzi perché come appunto ben sappiamo tutti, con questo caldo, con diciamo condizioni di tempo che permettono praticamente di giocare pari a zero, nonostante tutto espresso un gioco che a me fondamentalmente è piaciuto e posso solamente fare complimenti al mister e allo staff tecnico per quello messo in campo. Speriamo di continuare così, sicuramente loro sono una squadra di un livello tecnico importante, quindi confrontarci con una realtà come quella loro in un derby importante, una partita così è stato sicuramente frutto di battaglia da parte nostra e quindi sono contento così e va bene così. Diciamo che questa è anche un'opportunità per il team, per lei che è un supervisore, per verificare anche la condizione in campo, queste partite di Coppa Italia, per affrontare bene il campionato che fra non molto parte. Certo, questo sicuramente, infatti proprio questo è un fattore fondamentale perché io ho visto appieno. Nonostante questi 20-25 giorni di preparazione dove il caldo era torrido come quello di oggi, hanno retto pienamente, come abbiamo potuto vedere tutti, il campo e la condizione. Quindi, anzi, devo dire che mi aspettavo qualcosina in meno. Invece questi ragazzi sono stati meravigliosi, hanno tenuto il campo in una condizione ottimale e quindi questo sicuramente è un fattore importante per me e mi ha fatto capire che comunque possiamo sicuramente, cosa che già sapevo, giocarcela contro tutti, ma nonostante queste temperature hanno retto bene il campo e giocare con un campo così grande, Sant'Antonio, forse penso uno dei più vasti della categoria, è per noi importante in quanto sarà il nostro, diciamo, il nostro bottino di forza insieme a loro, insieme ai tifosi, tutti quanti insieme. Fare questa partita, non mollare mai, essere sempre pronti su ogni pallone è fonte di orgoglio per me e sicuramente anche per i ragazzi, per questi tifosi che hanno visto una squadra combattiva, feroce e cattiva su ogni pallone. Quindi lei ci potrebbe anche rivelare il mood nello spogliatoio di questi ragazzi. Sono consapevoli del campionato che devono affrontare. C'è una forte unione. Assolutamente, guarda, io penso che il giocatore più anziano, tra virgolette, nel nostro gruppo è proprio il capitano, Esposito. È un'età media molto bassa, proprio perché abbiamo cercato di costruire la squadra sotto questo aspetto, perché il nostro è diciamo una scelta. In quanto vogliamo creare qualcosa di importante negli anni, di conseguenza all'interno dello spogliatoio c'è piena armonia, sono ragazzi meravigliosi, unici. Abbiamo visti tanti 2005, se non erro. Esattamente, quindi ce ne saranno ancora altri, sicuramente ci sarà una coesione anche con la Juniores, perché ricordiamo che almeno a mio avviso e avviso della società, questo è un campionato fatto soprattutto per i giovani, perché sono loro la spinta per poter costruire qualcosa di importante. Quindi noi iniziamo a costruire, ovviamente sappiamo che, come ben ci avete detto, come ben richiedono anche i tifosi, che noi siamo work in progress, in che senso? Sicuramente non siamo una squadra ad oggi completa, cercheremo di prendere qualcosina, il presidente della società ci sta mettendo tutto a disposizione per poter agire in questo campo, però come appunto abbiamo detto prima, è importante anche all'interno dello spogliatoio non rovinare questa armonia, perché ti posso dire, vivendo pienamente tutti i giorni lo spogliatoio, che si è creato veramente un gruppo spettacolare, un gruppo l'uno pronto per l'altro, a tendere la mano quando uno cade, a rialzarlo, farsi forza l'un con l'altro, nella gioia e nel dolore, perché poi, come tutte le squadre di calcio, ci sono sempre delle difficoltà e questi ragazzi devo dire che insieme
non accusano nulla, quindi ci aiutano pienamente nel superare tutto ed è realmente un team e sono soddisfatto e anzi sono orgoglioso di loro perché creare questa armonia e questa diciamo quest'unione dopo 25 giorni significa che veramente si può fare bene. Quindi è molto positivo, è stato positivo il tifo stasera, tantissimo i supporter di Sant'Antonio Abate e quindi noi vi diamo in bocca al lupo per il prossimo impegno. Io vi ringrazio, grazie mille e alla prossima. Buona serata. A voi, arrivederci.